Ciao Martina! Ciao, ciao Natalia. Allora, oggi abbiamo una puntata speciale delle nostre interviste e oggi volevo approfondire una cosa che è venuta fuori durante la tua intervista, in realtà che mi aveva incuriosita, che era il tuo metodo per, come dire, tenere traccia di tutte le cose che ci sono da fare e l'avevamo intitolato Traduttori a colori, perché tu usi diversi colori, no? Che è una cosa che io non sono molto brava a fare e quindi preferisco avere la dimostrazione pratica, no? Per capire come fondere le due cose. Quindi da questo momento in poi lascio la palla a te che ci spieghi un attimo come funziona, con cosa integri i colori, se è su carta, se è su supporti elettronici e ci fai un po' vedere come va, ok? Sì, va benissimo. Io comincio a fare screen sharing per farti vedere. Allora, io in realtà quando ho cominciato a lavorare come freelance avevo deciso di usare Google Calendar per segnarmi un po' le cose da fare e quello che facevo è segnare tutto in verde quando finivo di fare qualcosa. Quindi come vedi una bella settimana piena, siamo alle 3 del pomeriggio di venerdì, quindi tutto quello che prima di questo orario è verde perché l'ho finito. E quello che viene dopo è semplicemente del colore predisposto del calendario. E nel senso dà molta soddisfazione vedere tutte queste cose in verde, ma non dà molte informazioni. Nel senso non hai idea di cosa siano tutte le cose che hai fatto se non vai a leggere per bene. E il problema poi è che se poi andiamo la settimana prossima, oltre al pranzo, che è sovrano, non c'è assolutamente nient'altro da fare. Quindi mettiamo il caso che io di lunedì mattina mi sveglio e non ho neanche un lavoro, cioè nessun cliente mi ha dato un lavoro, o vado nel panico perché non ho niente da fare, oppure penso è bel tempo, allora vado a mare. Quindi un modo per riempire l'agenda è quella di pensare a tutte le altre cose che bisogna fare che non sia proprio il lavoro per cui si viene pagati. Quindi ho fatto un po' di ricerca, ho pensato cosa deve fare un traduttore quando non lavora. Ecco, la prima cosa che deve fare è andarsi a cercare clienti, prima di tutto. Quindi ho deciso di mettere delle ore fisse di marketing. Quindi ogni giorno un'ora di marketing su LinkedIn e un'ora di marketing per email, quindi mandare email a freddo, diciamo così, ad agenzie. E poi ho deciso anche di cominciare a cambiare con i colori. Quindi invece di mettere tutto in verde quando finisco di fare qualcosa, ho deciso di dare un colore per ogni categoria di attività. Quindi il blu per il marketing, perché no, ecco. Poi un'altra cosa che bisogna sempre fare, quindi una cosa che bisogna tenere a mente e non lasciarsi sfuggire durante la settimana, è quella di continuare a formarsi, no? Perché in questo momento soprattutto non si può partecipare a corsi o non si può andare ad eventi specifici, ma ci sono tantissime cose che comunque si può fare da casa. E quindi ho aggiunto anche dei blocchi di formazione continua che sono più per corsi specifici, nel senso ad esempio i MOOCs o cose del genere. E poi una mezz'oretta di lettura di gli articoli sulla traduzione oppure sulle mie specializzazioni. E quindi vedi che l'agenda si riempie, quindi se ora mi sveglio lunedì mattina non ho niente da fare, so che magari invece di fare un'ora di marketing ne posso fare tre perché c'è sicuramente qualcosa che bisogna fare. Quindi è molto utile avere un'idea di tutto quello che c'è all'infuori della semplice traduzione. Ecco. Poi un'altra cosa che ho aggiunto, che all'inizio non facevo, poi mi sono resa conto che è molto importante farla ogni settimana, è la manutenzione del mio computer. Quindi sistemare tutti i file che si scaricano ogni volta che un cliente ti manda qualcosa, ad esempio creare dei template per le email, oppure creare memorie di traduzione, oppure fare degli alignment per file che si trovano. Che non si è tradotti, quindi sì, un'oretta o due il venerdì pomeriggio quando non c'è voglia di fare nient'altro è ottima. Poi, se noti, sono tutti colori freddi perché sono teoricamente tutte cose che si fanno dietro le quinte, quindi sono tutti i tipi di lavoro, attività che si fanno ma che in realtà non ti portano un guadagno. E questo perché per i colori caldi invece sono i lavori per cui si
espressioni basate. Quindi uso due colori per le traduzioni, l'arancione per le agenzie e il giallo è per i clienti diretti, in modo da avere un buona idea di quanto lavoro per le due categorie, perché ogni categoria in realtà richiede sì, lavoro diversi, prezzi diversi e anche marketing diverso. Nel senso, se vedo che i miei clienti migliori sono clienti diretti, magari smetto di mandare email all'agenzia di traduzione e punto più su modalità per trovare altri di quei clienti. E quindi questo è un po' il motivo per cui li ho divisi. E poi l'ultima parte, il rosso, diciamo che è anche un po' il mio tallone di Achille perché erano finiti i colori quando sono arrivata a quella parte lì. Sono i preventivi, perché i preventivi non li divido tra clienti diretti e agenzie, anche se in realtà li mando per entrambe, cioè, a volte devo fare preventivi anche per le agenzie, non solo per i clienti diretti, però erano finiti i colori, quindi ormai hanno tutti quanti posto. Ok, ti volevo chiedere una cosa. Allora, mi sembra estremamente chiaro il tuo calendario, mi vengono in mente un paio di domande. Uno è, intanto gli orari, vedo che tu qui hai indicato un 9-5 indicativamente, no? Come orario di lavoro. È un orario che riesci a rispettare, sfori, non sfori, perché questa immagino sia la settimana ideale, poi sappiamo tutti che può succedere la qualunque, per cui tutti i bei propositi vanno un po' fuori dalla finestra, no? Quindi bisognerebbe capire un attimo come fai poi a riorganizzarti. Sì, io in realtà infatti avevo anche preparato una settimana un po' meno ideale, quando in realtà tutte le cose che volevi fare non succedono perché devi lavorare. Quello che provo a fare è cioè, darmi dei limiti, dopo le 5, 5 e mezza di sera smetto di lavorare, perché spesso comincio anche molto presto, verso le 8 o anche prima delle 8. Quindi sono pronta, non ho nient'altro da fare, comincio a lavorare. Però è importante dirsi basta a un certo punto e dire ok, tutto questo lo facciamo domani. Tutte queste categorie che ho pensato, tutte queste cose diciamo extra oltre alla traduzione, non devono per forza succedere tutti i giorni, quindi nel senso non è che mi vado a battere col ciccio se un giorno non riesco a fare marketing perché un cliente mi ha mandato 2000 parole, sono contentissima che devo lavorare e quindi il marketing per un giorno non succede. Però credo che sia importante avere un'agenda piena quando non si ha lavoro, in modo da non disperarsi, perché è molto più semplice non trovarsi niente in agenda e dire ok, non posso fare assolutamente niente. Quando c'è troppo in agenda, cioè sono problemi, non sono dei veri problemi. Se ci sono troppe cose da fare, vuol dire semplicemente che bisogna partire dai più importanti. Sì, è una cosa che devo dire, ho imparato tardi, questa, del fatto, perché è vero, all'inizio specialmente il fatto di avere la giornata vuota, o andavi nel panico, oppure come dicevi tu, vado al mare o vado a farmi una passeggiata, però non è mai una cosa che ti godi, perché hai sempre questo tarlo della giornata vuota, quindi anche se ti vai a fare la passeggiata o vai al mare, però sotto sotto sei lì che pensi, avrei potuto fare qualcosa, però non hai ben chiaro cosa. Sì, E infatti. un'altra cosa che mi è venuta in mente, guardando il tuo calendario, è che adesso io non lo strutturo così bene come te, ho delle macro aree di cose che so che devo fare, e ok, però già solo il fatto di saperlo, anche se uno non arriva al punto magari di strutturarlo con i colori, però anche solo di dire, tipo io ho fatto una roba più sbrigativa, su un foglio ho messo quattro cose che devono più o meno succedere tutti i giorni, e se oggi non ho il tempo di fare marketing, domani lo faccio, però averlo scritto e averlo lì su un foglio e sapere che sono quelle quattro aree, tra parentesi è un foglio che praticamente risiede permanentemente sulla scrivania, quindi non posso dimenticarlo perché è lì, mi cade l'occhio. In quel modo lì so che se non succede oggi, succede domani, però so che lo faccio. Mentre in passato a me succedeva che magari ero brava per un paio di settimane, riuscivo a mantenere i propositi, ma poi non riuscivo più. C'è una cosa che per me non funziona, per esempio, sono le liste con tutte le cose che si potrebbero fare perché sono infinite. Io non riesco a concentrarmi a fare una roba del genere. Preferisco avere quattro cose e quelle quattro so che a rotazione devono succedere. E idealmente, anche se non so l'orario, però so che ci devono essere nella giornata, mi aiuta. Quello che invece fai tu, che vedo che è diverso ed è anche visivamente molto d'impatto,
è che ti dà un'idea di come sta andando anche l'attività, nel senso che vedi i periodi a colpo d'occhio, riesci a vedere il periodo più morto, il periodo meno morto, che tipologia addirittura di clienti hai, quindi è cioè veramente valido, per dare anche dal punto di vista del marketing, anche come dire, un indirizzo degli sforzi che fai, perché come dici tu, se vedo che la maggior parte dei clienti che mi arrivano sono agenzie, ma io magari vorrei più clienti diretti, devo fare un maggiore sforzo per i clienti diretti, quello che faccio non è abbastanza, oppure il contrario, meglio che vada sulle agenzie, magari funziona la mia tattica con le agenzie. Quindi sì, è Sì, veramente. quello che misuri migliora, nel senso quando effettivamente puoi vedere le cose come vanno, puoi decidere come andare avanti, invece di lasciare le cose a se stesse. Eh sì, decisamente. E vedo nel tuo calendario che hai segnato anche l'online co-working, no? Che è una cosa che mi interessa e mi interessava capire questo, no? Il fatto di partecipare al co-working online, tu l'avevi menzionato anche nella tua intervista, no? Però dal punto di vista lavorativo ti aiuta magari a mantenere gli impegni? Cioè, nel senso, so che era venuto fuori anche sul tuo profilo LinkedIn, che è una sorta di accountability partner per le cose che ti piace fare di meno, tipo scrivere sul tuo sito, cose del genere. L'avevo letto, mi era piaciuta la strategia. Quindi ti volevo chiedere se anche l'online co-working funziona un po' da accountability partner in un certo senso, oppure se lo fai più per socializzare, anche online, magari, o conoscere altri colleghi. Questo specifico online co-working è nato più perché a un certo punto non siamo più potuti uscire di casa per incontrarci, perché qui in Olanda ci sono tanti, tanti aperitivi per traduttori. Quindi dopo un po' sono cominciato a mancarmi e ho pensato cosa possiamo fare per continuarci a vedere quando siamo in casa. Quindi questo è molto utile perché insomma, continui a lavorare, quindi non ti senti obbligato a dire ok, se devo lavorare non posso andare a questo evento, però poi ci sono 10-15 minuti di chiacchiere che è molto utile. Poi sì, ovviamente ogni settimana allo stesso giorno, quindi le persone che vengono sono anche le stesse spesso, quindi sì, loro continuano a chiederti come sta andando, mi hai detto la settimana scorsa che c'era qualcosa che non andava, hai risolto, e quindi è un modo sia per allargare un po' la tua rete, sia per... Sì, anche un altro tipo di accountability partner, nel senso ti continuano a chiedere le cose come vanno e, sì, e quindi continui a lavorare su quelle cose. Qual è la cosa che trovi più Più difficile da fare tu? Adesso so che difficile da fare. sì, la cosa più, cioè per la quale l'accountability partner è fondamentale. Su LinkedIn avevo letto che parlavi di scrivere sul sito, no? Scrivere sul mio sito, e infatti dopo un mese e mezzo di avere un accountability partner sono già 4 settimane che continuo a pagare ogni settimana perché continuo a non fare quello che ho detto che avrei fatto. Quindi, meno male che pago solo 1 euro perché se altre persone avevano idee di somme molto più alte. E, sì, ho veramente tanta difficoltà a scrivere, anche se credo che più mi sforzo di farlo e più velocemente va. Quindi ho cominciato con LinkedIn perché bisogna scrivere dei testi molto più piccoli. Tantissimi traduttori hanno dei blog sul loro sito, anche perché il blog, essendo una parte molto attiva, migliora il ranking del tuo sito. Ma io so proprio che non sarei capace di scrivere un blog a settimana. Quindi ho cominciato con LinkedIn, ma sto provando a scrivere blog per altri siti che non c'era il mio, in modo che abbia solo un blog al mese, ogni 2 mesi da scrivere, in modo un po' da passare un po' sì, il blocco che ho in questo momento, e poi magari tra qualche anno avrò la capacità effettivamente di scrivere un blog con più frequenza. Ma questo è sicuramente difficilissimo. Ed è molto strano perché come traduttori scriviamo tutto il giorno, ma quando non c'è un testo su cui basarci, lo trovo veramente difficile scrivere. Sì, non è semplice, io da diversi anni. E in realtà, secondo me, la chiave è capire a chi scrivi e quindi che cosa gli può interessare, perché nel momento in cui tu riesci a capire esattamente quali sono i problemi dei tuoi clienti, che poi sono i problemi che ti dicono quando ti chiamano, perché adesso io e te facciamo esattamente la stessa cosa, quindi immagino che cosa ti chiedono.
però sono esattamente le stesse domande, sono esattamente le stesse preoccupazioni, sono gli stessi consigli che gli dai tu. E quindi una volta che tu li metti sotto forma di blog, vedi che, come dire, che cresce in modo naturale, no? E quindi ti è sempre più semplice scrivere. Il difficile, secondo me, viene dopo un po', cioè passato il momento in cui scrivi magari il singolo post abbastanza corto e vuoi scrivere una cosa un po' più lunga, articolata, perché quella richiede veramente un sacco di tempo e di testa e di ricerche, e non sempre si ha il tempo anche di farlo, perché adesso le ultime che avevo fatto io, che erano un po' esperimenti durante questo periodo qui di rallentamento del lavoro, erano belli, hanno dato risultati, però ovviamente ci metti 8 ore e quindi devi anche pensare che devi avere una fase di ricerca, una fase di stesura, che è ben diversa da scrivere un post e lanciarlo nell'universo e vedere un po' come va, no? Però sì, penso sia complicato anche per quello, anche perché noi appunto scriviamo tutto il giorno, cioè è l'ennesima cosa che devi scrivere, no? Quindi non sempre è gradita. Invece l'ultima cosa Sì, io in realtà ho preso spunto dal tuo articolo sul concorso docenti che avevi scritto come legalizzare i diplomi, e articolo lunghissimo e utilissimo, infatti lo invio a tutte le persone che mi chiedono come legalizzare i loro diplomi. E ho infatti scritto un articolo come legalizzare documenti tra i Paesi Bassi e l'Italia. Perché è una delle cose che faccio più spesso, quindi ho pensato, so come funziona, posso metterlo sul mio blog e le persone che poi mi chiederanno qualcosa magari hanno già, posso evitarmi anche 2 o 3 email perché loro possono già leggere lì le informazioni che invece gli darei io per email. Sì, infatti una cosa che non ho detto, ma a cui vale la pena pensare, che forse può parzialmente anche motivare in generale a scrivere di più, perché non tutti i traduttori hanno dei blog, è proprio questa, che scrivendo un blog tu ti devi informare, per cui noi a volte arriviamo alla fine, no? Oppure siamo a metà di un percorso di un cliente che deve fare una cosa, una pratica, ti chiama e ti chiede dovrei tradurre questo, ma tu in realtà cadi in mezzo a una serie di altre procedure, no? Perché a volte è richiesta una postilla prima, a volte non serve, a volte bisogna che passi per il consolato, cioè è chiaro che noi non è che possiamo sapere tutte queste cose qua, però neanche lavoriamo nel vuoto, quindi è giusto anche informarsi e non puoi dargli le risposte sicure al 100% perché con la burocrazia cambia un po' tutto, però è anche vero che perlomeno puntare a una serie di link e dire guarda, ho letto quello che c'è e ti posso dire che da quel che ho capito funziona così, poi verifica anche tu, però già gli dai una mano che quindi gli fa anche apprezzare il tuo lavoro e tu stessa capisci l'importanza di certe cose, perché adesso per esempio che hai menzionato il discorso dei titoli di studio, è un tipo di traduzione che sembra molto semplice. In realtà nasconde un sacco di insidie perché non è detto che la traduzione che hai trovato tu sia la stessa, uguale a quella che c'è nella dichiarazione di valore, che se non ti dicono che ce l'hanno e tu ti dimentichi di chiedere, fai uscire una traduzione giurata diversa da quello che c'è scritto nella dichiarazione di valore, quindi potrebbe non andare bene in futuro. Cioè, ci sono tantissime cose che bisogna veramente considerare e quando ti informi le sai e quindi ti permette di velocizzare il tuo lavoro, ti permette di fare le domande giuste, ti permette di reperire dichiarazioni di valore che il cliente si è dimenticato di avere e cose di questo genere, no? Per cui è veramente utile, aiuta un po' a, come dire, a definire i contorni, non riguarda in modo specifico la traduzione perché è più la parte burocratica, però se fai traduzione giurata nello specifico ricadi anche all'interno di tutta una cornice burocratica che insomma devi conoscere perché altrimenti rischi che la tua traduzione non serva a niente e poi il cliente se la prende con te, oltretutto, anche se non è giusto, però sarebbe così. Quindi sì, è utile. Invece per quello che hai scritto sul calendario, ti faccio un'ultima domanda e prende sempre spunto da un tuo post che ho letto oggi su LinkedIn, dove ti chiedevano consigli di libri sulla localizzazione, mi sembra, o traduzione, e tu hai menzionato un paio di libri. Vedo che qui scrivi lettura, no, nel calendario. Hai una serie di fonti a cui attingi? Cioè, come ti organizzi per leggere? Perché, per esempio, io ho notato che se non mi faccio una lista o se non ho delle fonti che mi arrivano in modo affidabile, tipo su Feedly, non leggerò facilmente. Cioè, magari mi dimentico, comincio a fare un'altra roba, dopo mi viene in mente, ah, potevo aver letto, no? Quindi mi devo preparare la pila di cose, perché altrimenti non pesco dalla mia pila, mi dimentico, no?
Sì, io in realtà una delle cose che leggo tutti i giorni sono una newsletter di un giornale olandese sull'economia che esce alle 11:30, quindi dopo aver pranzato, è sicuramente nella mia email, quindi è molto semplice andare lì a leggerla. E poi un'altra newsletter di Funds People, che è praticamente un fondo, parla praticamente di gestione finanziaria per l'Italia. Quindi vedo un po' da entrambe le parti, da entrambe le lingue, come si parla di certi argomenti. Quindi quella è una di quelle cose che leggo quasi tutti i giorni. E per il resto ci sono veramente tantissimi blog da leggere per la traduzione. Quindi stare dietro a tutti è veramente impossibile. Però tutte le mie, tutti i blog a cui mi sono iscritta vanno nella stessa cartella, nella mia email. Quindi ogni tanto vado lì, scopro qualcosa che mi interessa e lo lascio semplicemente aperto nelle mie mille finestre del browser. E quando poi so che ho tempo di leggere, ne scelgo una e comincio a leggere. Però sì, è veramente difficile scegliere cosa leggere perché c'è tantissimo. È veramente tanto. Sì, è complicato. Tutti hanno la stessa qualità. Cose che poi inizi a leggere, poi ti rendi conto che sono un po', come dire, scontate, quindi devi passare ad altri tipi di blog, un po' più succosi, magari, no? Siti diversi, decisamente. Bene, Martina, a me sembra che tu ci abbia detto tutto, cioè più o meno vita, morte e miracoli, il tuo calendario li sappiamo, quindi è venuto in mente. Relativa al calendario e alle categorie che fai, no? Tu tieni qualche forma di, non contabilità, però controllo, diciamo, anche del numero di parole che fai, dei tipi di clienti che hai. Non so, sentivo recentemente in un podcast che si parlava di business intelligence, no? Per i traduttori, quindi, vero? E si parlava di questo aspetto, no? A me è quello che scoraggia sempre di queste cose che quando le ascolto dico, dovrei anch'io, sì. Poi il secondo pensiero è, ma chi è che si mette a fare una tabella Excel? Mi viene male, cioè se ogni volta che mi arriva un progetto e devo registrarlo dentro un Excel, mi viene da piangere perché faccio fatica a stare dietro la fatturazione, figuriamoci tutto il resto. Quindi mi chiedo, tu che mi sembri più organizzata di me, lo fai? Che la risposta sarà probabilmente sì. E come ci riesci su tutto? In realtà tutti i miei progetti vanno in una bella cartella Excel, ovviamente. E quindi a fine mese è abbastanza semplice andare a cercarmi, cioè faccio un subtotale di ogni cliente, dato che le fatture le faccio ancora a mano perché non ho ancora nessun software per crearle, quindi devo già creare un subtotale per mandare le fatture, quindi non mi costa tanto andare a controllare un attimo quante parole ho fatto, dividerle per quante ore ho lavorato, più o meno, e vedere un po' come stanno andando le cose. Io mi ricordo che mesi fa avevo un cliente che consideravo il mio miglior cliente in assoluto, e sono 2 mesi in realtà che mi manda 30 euro di lavoro al mese. Quindi sapere che queste cose cambiano di nuovo è molto importante. Quindi non bisogna fare una cosa molto complicata. Immagino che tutti quanti debbano segnarsi da qualche parte tutti i lavori che fanno. Quindi andare a prendere le informazioni da lì e fare semplicemente una somma magari delle parole e di quanto si fattura e di quanti progetti si è fatto per avere un po' l'idea. Perché non è solo il cliente che ti dà più lavoro in un mese, che è il miglior cliente, è anche quello che ha i lavori più interessanti oppure più semplici, nel senso che perdi meno tempo per capire come si usa il loro portale oppure come si fa la fatturazione in un modo diverso. Quindi i clienti migliori sono quelli che magari a cui devi dare più attenzione e cercare di trattarli meglio. Sì, per me la difficoltà viene dal fatto che io non faccio più le fatture a mano ormai da diverso tempo, no? E quindi ho tutti i dati all'interno del software di fatturazione e poi, tra l'altro, quei dati lì, quindi magari il cliente col fatturato lo trovi. Il problema è, per esempio, dividere i progetti perché, come immagino sia anche per te, quando fai traduzioni giurate hai tanti clienti privati e quindi non è più solo la traduzione, sono i servizi accessori, perché a volte hai l'asseverazione, a volte c'è, non so, la ricerca di un documento ultimamente.
piuttosto che la revisione, piuttosto che, quindi ci sono tante cose che cascano in mezzo e fai fatica ad estrapolare tutti i dati. Quindi la mia difficoltà, per esempio, nel mantenere questo tipo di cosiddetta business intelligence è che sono tanti progetti, spesso progettini di singole persone, e vorrebbe dire un lavoro doppio. E quindi ogni volta i tempi che avevo provato a farlo, perché poi per gli studi di settore in Italia ti tocca avere tutte queste informazioni, quindi le estrapoli una volta l'anno, dopo le aggreghi, e le volte che avevo provato era difficoltà era quella, perché dovevi andare a registrare le cose due volte, no? E quindi ti diventava, a me personalmente diventava di una pesantezza infinita, però poi mi rendo conto che ti mancano tanti dati, cioè hai un'idea vaga e come dici tu, magari sei convinto che uno sia il tuo miglior cliente, poi in realtà scopri che non è proprio così, no? Oppure che perlomeno le cose cambiano, no? Quindi sì, devo rassegnarmi all'Excel probabilmente. Devo ritornare nell'Excel. Va bene Martina, ti ringrazio tanto per il tuo tempo, per questa chiacchierata. E grazie a te. Ciao Martina. Ciao. Allora.